Eccoci in compagnia di Edin Dzeko. Edin, intanto complimenti per il gol e per la vittoria. Era dal 2017-2018 che non segnavi almeno 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Quindi ti chiedo come stai anche fisicamente e mentalmente qui in questa Inter? Oh, sto benissimo. Cioè, i numeri sicuramente non li contavo, però non pensavo che è passato così tanto tempo. Però è importante oggi, è importante che abbiamo vinto una partita molto molto difficile, dove soprattutto in primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, però onore anche a Fiorentina che ha fatto un gran primo tempo, però in secondo tempo sicuramente abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra. Ecco, allora, in merito a questo, qual è stata la svolta? Cosa vi ha fatto cambiare anche atteggiamento in campo tra primo e secondo tempo? Il primo gol, diciamo, perché primo tempo praticamente non siamo stati in partita. E loro potevano fare magari un altro gol, e meno male che siamo rimasti in partita con 1-0 solo, e poi in 3 minuti con questi 2 gol sicuramente ci abbiamo ammazzati, ma anche loro sicuramente dopo un gran primo tempo così sono calati un po'. Venendo a te, tu sei un attaccante molto duttile in campo, ti chiedo, cambia un po' il tuo modo di giocare, sei di fianco Sanchez, Lautaro o Correa o sempre uguale? Con grandi giocatori è facile giocare, tutti e tre sono grandissimi giocatori, campioni d'Italia, Lautaro e Sanchez, e Tucu che è arrivato insieme a me, un altro grandissimo giocatore che ci fa divertire sicuramente quest'anno, come oggi ho fatto gol io, domani magari fa Lautaro, Sanchez, poi Tucu, basta che intervinci. Domande da studio per Edin, riporto io. Sì, io a Edin volevo solo chiedere quanto è bello andare a saltare sui calci d'angolo visto le palle che vi mettono dentro, che sono perfette. È bello anche perché io già 3-4 volte nel questo inizio di campionato, anche contro Real Madrid, ho avuto qualche occasione su calcio ad angolo, non ho fatto mai gol, e oggi era il primo, e sono sicuro che quando calciano Çalhanoğlu e Dimas è un spettacolo, e abbiamo visto anche all'inizio stagione che abbiamo già fatto qualche gol, è sicuramente un'arma in più per questa squadra. Ultima domanda da parte mia, io la volevo solo dire, giusto godersi la vittoria stasera, ma adesso focus all'Atalanta. Sì, la vittoria è importante, soprattutto contro una grandissima Fiorentina che sicuramente farà una grande stagione, però magari stasera siamo ancora tranquilli dopo una vittoria così importante, però già da domani si pensa alla prossima che è sempre la più importante. Grazie e complimenti ancora. Grazie. Con Matteo Darmian. Matteo, partiamo dalla domanda più banale forse, ma quanto pesano questi 3 punti? No, pesano tantissimo, sapevamo che era difficile stasera e si è visto perché il primo tempo ci hanno messo in difficoltà e siamo andati sotto, però siamo stati bravi a non disunirci, a reagire e a fare un gran secondo tempo, a portare a casa 3 punti. Parlando di te, 7° gol in Serie A, il primo in questo campionato in corso e il primo in trasferta con la maglia dell'Inter, ti mancava segnare lontano da San Siro? Sì, sicuramente segnare a San Siro è qualcosa di speciale, a maggior ragione adesso che sono tornati i nostri tifosi, però quando si può fare gol anche in trasferta e aiutare la squadra a fare punti, a vincere, tanto meglio. Domande per Matteo, riporto io. Sì, io a Teo volevo solo chiedere se hai intenzione di brevettare quel tipo di gol, perché ormai è un marchio di fabbrica. No, beh, il quinto deve arrivare, in quelle situazioni deve arrivare, dare comunque supporto alla manovra offensiva e quando si arriva lì si cerca di fare il massimo, e è andata bene oggi come altre volte, speriamo di farne tanti altri. Cioè, è modesto anche quando segna un gol importantissimo per l'Inter, Thomas.
Allora, Ilaria, volevo solo chiedere se queste vittorie in rimonta, sofferte, valgono di più, danno maggior soddisfazione rispetto a una vittoria larga come contro il Bologna l'altro giorno. Oddio, sicuramente oggi era importante fare risultato, sapevamo che non era facile per dare un segnale comunque a noi stessi e alle altre squadre. E non si era messa benissimo nel primo tempo, ma penso che abbiamo avuto una grande reazione e sicuramente questi punti pesano, però adesso dobbiamo goderci questa vittoria stasera e poi già da domani pensare alla prossima partita, una partita difficilissima, importante, e come sempre cercheremo di portare a casa i tre punti e di vincere. Grazie. Grazie a voi.